che saremmo dal segretario Gatti rispetto, no, all'inizio dell'iter per la riforma dell'IGR. Io credo che questo sia un altro ulteriore, insomma, tassello che questo governo e questa maggioranza vogliono portare avanti, al di là delle enunciazioni, le tante agognate riforme, e mi auguro, insomma, che i tavoli di lavoro partano al più presto anche per dare delle risposte concrete su questi temi ai cittadini. Ma io non mi voglio soffermare su questo perché, insomma, ne parleremo quando il Congresso di Stato porterà in maggioranza, in commissione o comunque al Consiglio Grande Generale le prime bozze di riforma. Io penso che una riflessione vada fatta su alcuni temi che, a mio avviso, in questo mese, soprattutto natalizio, no? Quindi un po' c'è stato un po' di distrazione per il periodo delle vacanze natalizio, ma che credo che non vadano messi nel dimenticatoio. Il primo è quello che è successo rispetto alla sentenza, l'ordinanza del processo di Forlì. Processo di Forlì in cui un'ordinanza di un magistrato ha fatto decadere quasi tutti, se non tutti, i capi d'accusa che incolpavano Cassa di Risparmio nel processo Varano a Forlì. Ecco, io credo che su questo tema è necessario aprire un profondo dibattito in questo Consiglio Grande Generale, ma anche di dare un mandato forte al Congresso di Stato, di dare un mandato anche ai membri del Cassa di Risparmio affinché si attivino al più presto per far sì di tutelare i diritti se calpestati di Cassa di Risparmio. Io non voglio entrare in un tema che sarà oggetto del comma 10 della Commissione d'inchiesta, ma io credo che sia importante rilevare che, a fronte di 1.200.000.000 di euro che lo Stato sammarinese ha perso con Delta, se ci sono delle possibilità di recupero, di esercitare delle azioni, io credo che governo, maggioranza, il Paese tutto abbia tutto l'interesse di attivarsi affinché qualcosa venga recuperato. Ecco, io credo che questa sia una partita campale per questo Paese, e alla luce di quello che è venuto fuori penso che non si possa non aprire un dibattito forte anche in Consiglio Grande Generale rispetto a questa tematica, che a mio avviso può aprire degli scenari importanti. Primo fra tutto, ci ricordiamo, è stata pagata una sanzione all'Agenzia delle Entrate di 60 milioni di euro. Se questa non era dovuta, credo che questo possa essere già il primo tassello, e quando parliamo di milioni di euro, stando così le cose, il nostro bilancio dello Stato, che negli interventi che mi hanno preceduto, no, vengono sempre, no, soffermati rispetto a certi dati, io credo che se andiamo a recuperare qualcosa, che ci attiviamo tutti insieme, credo che facciamo un bel esercizio per questo Paese. Altra questione credo che non vada dimenticata, e qui entro in un tema delicato, è quello che questo Paese vuole percorrere rispetto alla strategia, rispetto al memorandum d'intesa con Banca d'Italia. Perché io qui sono magari anche carente, non faccio parte della Commissione Esteri, però faccio parte della Commissione Finanze, però io credo che si debba anche qui arrivare nel giro di brevissimo a una strategia rispetto a come e con quali modalità San Marino si voglia fare, se si vuole fare accompagnare dalla Banca d'Italia, dall'Italia stessa, verso la Unione Europea, ma soprattutto rispetto a quello che è da sempre, insomma, uno degli atti, a mio avviso, più importanti che dovrebbe fare il nostro Paese, ovvero quello del memorandum con la Banca d'Italia. È chiaro che qui ci sono state, insomma, anche diverse questioni, ovvero questo memorandum della famosa vigilanza condivisa. È chiaro che un paese terzo non può venire a fare vigilanza in un altro paese, però credo che su questo tema, e come sia lo stato dell'arte, credo che sia importante e urgente che
Banca Centrale, insomma, e comunque il Congresso di Stato riferisca in merito a questa questione. E ritornando alla situazione, perché io credo che, no, ho sentito gli interventi dall'opposizione, no, tirano fuori sempre tutto quello che non va bene, però io credo che ogni tanto bisognerebbe riconoscere anche quello che questo governo e questa maggioranza sta risolvendo. E di problemi ne abbiamo ricevuti tanti in eredità, e credo che qualcosa di buono, nonostante le difficoltà, si stia facendo. Ecco, innanzitutto io credo che con quello che è successo nella Commissione Finanze, ovvero dove si è portato il progetto Poste, ecco, Poste è 7 anni che ha un bilancio che perde dal mezzo milione al milione di euro. Adesso voi mi venite a dire che avete fatto 1 milione di proposte, ma in questi 3 anni che avete governato vi siete dimenticati di intervenire ad esempio sulle Poste, cosa che invece abbiamo fatto noi. E credo che con il piano industriale approvato, garantendo i posti di lavoro, garantendo che rimanga al 100% pubblica, e credo che si sia data una risposta alla questione Poste. E questo non l'avete fatto voi, voi ne siete dimenticati, l'abbiamo fatto noi. Altra questione, il segretario Gatti sul riferimento che ha fatto sui titoli del debito ha annunciato in maniera forte che presto andremo con una collocazione per 50 milioni di euro sui titoli di Stato interni. Ecco, anche questo io credo che sia una soluzione. Abbiamo un problema di pagare degli interessi molto alti. Questo credo che vada proprio nella direzione per cui il mercato interno possa garantire degli interessi più bassi. Anche questo è una risposta ai problemi che abbiamo e che voi purtroppo nella vostra gestione vi siete dimenticati, oppure non avete voluto perché eravate talmente concentrati a difendere gli attacchi che faceva Conforti sul sistema bancario e quello che succedeva nella giustizia dove avete affossato il tribunale, che probabilmente vi siete dimenticati che c'era anche un paese da poter difendere. E credo anche, al di là di quello che è successo nella Commissione Finanze, insomma questi sono solo alcuni esempi, io credo che in questo momento il paese, al di là delle annunciazioni, ha delle grandi sfide, e quello che sta succedendo, ma all'interno della maggioranza, all'interno dell'opposizione, fra maggioranza e opposizione, è un fatto che non è tanto una differenziazione rispetto a quello che si deve fare. Io credo che in quest'Aula siamo tutti concordi rispetto a quello che si deve fare, no? le riforme, quelle tante denunciate, ma io credo che le discussioni vere vengano sul come farle. Ecco, io credo che sul come farle qui credo che sia dovuto un dibattito, perché per fare le riforme c'è modo e modo, per fare le cose c'è modo e modo, per poter avanti, chiaramente quando si portano avanti le riforme, queste qui sappiamo che a volte si vanno a toccare degli articelli, bisogna anche scalfire certi diritti acquisiti che probabilmente a volte sono altro. E quindi io credo che anche sul come fare il nostro movimento non si è mai sottratto al confronto, anzi, e credo che su questa base si possa veramente, anche sui temi che ho enunciato, aprire un dibattito vero, perché al di là delle riforme noi abbiamo delle questioni, poi mi sono dimenticato anche di citare la situazione BNS. BNS è un altro problema che abbiamo ereditato, che probabilmente drenerà delle altre risorse pubbliche. Anche su questo, in Commissione Finanze, che qui in seduta segreta, perché l'amministratore unico ha portato dei dati sensibili, ma anche su questo c'è la volontà, con i ragionamenti, perché qui non ha nessuno la soluzione in tasca, di cercare di dare una soluzione a questa problematica. Quindi credo che le sfide che abbiamo davanti siano molto importanti, e credo che si possa veramente, con il buon senso ma anche con la volontà di confrontarsi e non andare
solo per posizioni precostituite o per altri interessi, si può fare un buon lavoro. Grazie.